Piazza Libertà, Porta Venezia, dove è stata appena completata l'ultima e più recente pista ciclabile, la numero 9. È la pista ciclabile che porta in via Mantova fino in via Corte e poi da lì dovrà essere realizzato un pezzo successivo che collegherà via Mantova con via Postumia in sicurezza. Nuova pista ciclabile, naturalmente nuove polemiche, e quindi abbiamo deciso di provare la pista per i nostri lettori e di render conto dei problemi e delle cose belle che la pista offre. Partiti da Porta Venezia verso San Camillo e la Corte, la scuola Corte, abbiamo già un piccolo problemino, perché qui la sistemazione dell'asfalto non è ottimale e vedete qua la pista non è disegnata e si perde un po' nel piazzale antistante il Foro Boario. Ci si imbatte anche in pedoni, passeggini, del resto lo stato del marciapiede che invece dovrebbero percorrere è questo, per cui non stupisce che preferiscano la pista ciclabile appena asfaltata e rimessa a nuovo. Tranquillamente la possibilità di incrociarsi per chi viene e per chi va, ma certo se poi cominciamo ad abbandonarci le bici lo spazio si restringe e del resto posto per lasciare le bici nei dintorni ce ne parecchio. Dal parcheggio del Foro Boario è uno dei punti un po' più critici della nuova pista ciclabile di via Mantova. Infatti ricordiamo che l'automobilista che incrocia una pista ciclabile deve sempre dare la precedenza ai ciclisti. In questo caso è un po' laborioso perché si deve fermare sulla linea di stop che è stata tracciata prima dell'attraversamento pedonale, poi dovrebbe guardare che non ci siano ciclisti in arrivo e poi solo dopo occupare la sede della pista ciclabile per aspettare la via libera e immettersi nel traffico di via Mantova. Spesso succede che l'automobilista non si ferma sulla linea di stop ma avanza occupando la carreggiata fermando il traffico dei ciclisti. Ecco, è un punto di grande attenzione, serve cautela. E ribadiamo, sono i ciclisti ad avere la precedenza e non le automobili, ma bisogna sempre essere, comunque bisogna sempre procedere con cautela.
Ecco, questa è un'altra delle novità di Via Mantova. Insieme alla pista ciclabile sono stati costruiti diversi attraversamenti pedonali in sicurezza, restringendo la carreggiata per le auto, e quindi sono costrette a rallentare un pochettino e eventualmente a cedere la precedenza ai pedoni che attraversano. Questo è un attraversamento esclusivamente pedonale, quindi biciclette a mano. Questa è un'altra delle contestate uscite dal parcheggio di Foro Boario con immissione sulla via Mantova. Abbiamo visto che non esiste un divieto, un obbligo di svolta a destra, quindi le auto che si immettono sulla via Mantova possono indifferentemente andare verso il centro oppure verso fuori città, e quindi fermandosi sulla riga di stop devono dare la precedenza ai pedoni, alle biciclette, alle auto che viaggiano verso direzione fuori città e poi possono immettersi. Per facilitare l'immissione c'è una corsia di immissione nella carreggiata, ma certo comunque è un po' laborioso. È la fermata dell'autobus con il marciapiede che mette in sicurezza chi attende il mezzo pubblico. Tuttavia forse lo spazio non è molto ampio e quando l'autobus si ferma blocca tutta la carreggiata, insomma le automobili devono aspettare discesa e salita dei passeggeri per ripartire dietro l'autobus. Questa è l'incrocio con l'uscita dei mezzi di soccorso della Croce Verde e in questo caso sono i ciclisti invece che devono prestare attenzione nel caso che ci sia un mezzo con le sirene accese che deve passare, sono i ciclisti che si devono fermare e dare la precedenza. Dell'incrocio con Via dell'Annona, una delle importanti modifiche, l'edicola che era da questa parte è stata spostata dall'altra parte della via, lasciando lo spazio libero per le strisce pedonali e la ciclabile che là passerà dietro il chiosco. Ecco, probabilmente il lavoro non è terminato, rimane ancora un tubo sporgente dalla carreggiata che in questo momento è un po' pericoloso, dovrà essere sistemato. Ecco, questo è l'attraversamento ciclopedonale di Via dell'Annona con la pista ciclabile che ricordiamo ha la precedenza e gli automobilisti devono approcciarsi all'attraversamento con cautela. Bisogna un po' che entri nelle abitudini, insomma, degli automobilisti. Questo è un punto un po' critico, c'è il distributore di benzina e naturalmente le auto che entrano ed escono, c'è anche un bar e quindi occorre cautela nell'affrontare, nell'impegnare la pista ciclabile e successiva immissione sulla via Mantova. Anche qua ricordiamo agli automobilisti che la precedenza è sempre delle biciclette.
Ecco, questo è l'attraversamento di via Cappuccini che porta al quartiere Zeist, e questo è un'altra novità, è un attraversamento ciclopedonale, ossia gli automobilisti devono dare la precedenza sia ai pedoni che ai ciclisti. È riconoscibile, oltre che dal cartello che segnala l'attraversamento dei ciclisti, anche da questa doppia striscia per i pedoni e per i ciclisti. Quando ci sono questi quadrati bianchi, il segnale che le biciclette possono circolare, non devono essere portate a mano, perché è un attraversamento riservato anche ai ciclisti. Ecco, da questa parte, attraversata via dei Cappuccini, la pista ciclabile si perde, si smarrisce, non è più segnalata, probabilmente dovranno ancora ultimare la segnaletica orizzontale. Da quella parte la pista ciclabile si unisce alla pista protetta che porta allo Zeist, da quest'altra parte si va verso Via Corte, dove c'è la scuola elementare Don Primo Mazzolari, ma dovrà essere, immagino, completata. Attraversata via Mantova, siamo all'ingresso di via Corte, dove la ciclabile non è più segnalata, ma proseguendo lungo via Corte poi la ciclabile dovrà essere completata e attraversando, passando di fianco al campo scuola, si ricongiungerà a via Postumia. Ecco, se non si svolta in via Corte, la pista ciclabile prosegue lungo via Mantova, è ancora in fase di ultimazione, possiamo vedere qua, c'è ancora del materiale che dovrà essere ancora sistemato. Prosegue ancora per un paio di chilometri. Ecco, fra i dettagli da sistemare c'è questo mucchio di materiale che è risultante dalla rimozione del vecchio percorso protetto, che è qui accatastato da rimuovere. Questo è il termine della pista ciclabile di via Mantova, che qua si immette su quella precedente che porta al parco dello Zeist e al quartiere. Anche qui vedete c'è un nuovo attraversamento pedonale protetto con le auto che devono rallentare, e poi c'è anche una fermata dell'autobus, forse non è nella posizione migliore.